Ciao a tutti, per il tempo volevamo fare una diretta su un canale YouTube, ma problemi tecnici faremo una ripresa e poi la caricheremo. Ci sono una breve introduzione e poi lascio la parola ad Alessandro. Intanto grazie per tutto a tutti, siamo sempre numerosi, quindi è una buona cosa, ma ci siamo da poco più di un anno. Poco più di un anno e ci siamo in 140 almeno iscritti alla community di machine learning in Italia, quindi ci sembra un'ottima cosa in un anno aver raggiunto 140 iscritti, forse qualche faccia nuova, una pessima memoria, e anche facce già viste, quindi ben bello. Giusto un paio di novità o meglio di comunicazioni di servizio. Intanto alla fine abbiamo il solito buffet con birra, quindi l'altrimenti di dopo è sempre un'occasione per scambiare due chiacchiere. E poi a partire da questo incontro abbiamo un po' deciso di unirci a, come detto, il logo Italian Association for Machine Learning, che è un po' un hub che racchiude diverse community come la nostra. E questo speriamo ci possa dare un po' di modo di fare network anche a livello nazionale, insomma, avere un po' più contatti, si spera avere anche dal continente e insomma vediamo cosa ne uscirà. Tra l'altro, tra le varie cose, vogliamo fare la diretta streaming proprio sul loro canale e inaugurare il loro canale perché anche loro sono tutti giovani, ma appunto la registreremo e poi la caricheremo. Per, come sempre, vi invito, per chi volesse presentare, l'invito è sempre aperto, così come ha fatto Alessandro, ha chiesto di poter presentare, benvenga. L'ho costretto io in realtà. Ma così non rovini un po' là. Cioè, Alessandro si è proposto volontariamente per presentare oggi, quindi cioè, il primo punto di denominatore è il machine learning, poi può parlare di qualsiasi tema legato a questo, anzi, benvenga qualsiasi tema. Proviamo a fare una meetup al mese, se ci sono speaker ce la facciamo, altrimenti no, quindi maggior ragione. Se volete presentare qualcosa, la tua accademico, la tua aziendale, la gente come singole persone, siete benvenuti anche. Non ti rubo altro tempo. Benissimo. Allora, non so quanti di voi conoscono, insomma, un po' di familiarità con il reinforcement learning. L'idea è quella di, diciamo così, partendo dal presupposto che un impaginatore faccia bene un po' a tutti, iniziare insomma con inquadrare un po' il problema anche a livello di matematico, se vogliamo, senza cedere. E poi, diciamo così, la parte principale vorrebbe essere l'applicazione di queste tecniche e tecnologie in un contesto industriale. È una delle frontiere di ricerca nel machine learning e quindi applicazioni industriali sono un po' rare, diciamo, rispetto magari ad altre tecnologie più sviluppate. Per cui, insomma, ci sono diversi spunti che possono essere abbastanza interessanti. Prima di fare tutta la traiettoria del summary, giusto due parole su, insomma, la mia esperienza e la mia formazione, così sapete un po' chi sono e, diciamo così, quella intanto è la foto che trovate su LinkedIn, se avete piacere, insomma, fare community è sempre utile, per cui insomma mi trovate abbastanza facilmente. E formazione, io sono un ingegnere aerospaziale, laureato a Torino e Milano, ormai nel 2010, e diciamo così, dall'esperienza che diciamo così, riassunta in questa slide, il filo conduttore è in parte sviluppo software e in parte sviluppo di modelli di simulazione in generale, che siano per dinamica del volo spaziale di capsule con paracadute a fluidodinamica computazionale, insomma, comunque modelli avanzati e, diciamo così, complessi, fino ad oggi in Nuriana. Nuriana
non mi dilungo qua perché avremo modo di parlare principalmente della parte R&D della quale mi occupo e vedremo alcuni dei progetti che gestiamo e le applicazioni appunto di ho voluto aggiungere a parte il reinforcement learning anche alcune applicazioni di diciamo, supervised learning tradizionale perché appunto avere delle dimostrazioni di applicazioni reali anche in quel contesto può essere interessante. Quindi diciamo così, iniziamo dalla che cos'è il reinforcement learning. Tipicamente quello che è la primissima slide che vedete quando si vuole, diciamo così, rappresentare in categoria il reinforcement learning nel contesto del machine learning è quello che vedete è questo, cioè tre entità separate e suddivise in modo, diciamo così, in un certo qual modo con una crescente complessità forse, partendo dall'unsupervised learning che, diciamo così, a grandi linee potrebbe essere rappresentato da un'immagine del genere dove si cerca la struttura all'interno di un set di dati senza avere a disposizione le labels di questi dati. Detto così può sembrare il più semplice di tutti, ma in realtà le problematiche sono tutt'altro che banali e insomma questa immagine può dare un'idea di quelli che sono i problemi che non si vedono a prima vista quando si approccia all'unsupervised learning. Una delle tipiche applicazioni è anche quella della principal component analysis. Appunto, poi facendo una carrellata della seconda categoria, supervised learning, forse uno di quelli più famosi, insomma, più noti e anche di quelli che fa più rumore, ad esempio qua vedete una object detection classification su un contesto di città con traffico e così via. Stessa analoga diciamo, applicazione con l'aggiunta della segmentazione dell'immagine, oppure sistemi di supervised learning per la regressione, per esempio. Quindi, tipiche applicazioni. Passando infine al reinforcement learning, diciamo che spesso si parla di guida autonoma, quindi navigazione di robot, sistemi che, diciamo così, sfruttando le ad esempio i videogames, dimostrano capacità di creare agenti che riescono a fare scelte in autonomia a confronto con l'ambiente. E ovviamente la robotica. Vedremo tutti e tre questi temi nella seconda parte, però, diciamo così, per riassumere questa classificazione generale, uno degli schemi tipici, insomma, che riassume tutto il discorso può essere questo. Quindi, tre entità, diciamo che in qualche modo si parlano, però che in questi schemi sembrano essere nettamente in qualche modo abbastanza divisi. Quindi insomma, vedete, unsupervised clustering e dimensionality reduction, quindi ricerca di struttura nei dati o diciamo ordine nella dimensionalità dei dati stessi, andando quindi a scegliere unicamente le direzioni di informazione con maggior controllo. Supervised learning, tipicamente classificazione e regressione con diverse applicazioni. E infine, reinforcement learning, quindi real-time decision, game AI, learning tasks e così via. In realtà, io, diciamo, questa categorizzazione, ovviamente l'ho vista, è una delle prime cose che si incontra quando si va a procedere reinforcement learning, però non, diciamo così, nella mia mente non mi soddisfa tantissimo. In realtà le vedrei decisamente più significative messe in questa maniera. Perché? Perché, e lo vedremo in particolar modo nel caso del reinforcement learning, se in qualche modo si può pensare all'unsupervised learning come entità indipendente rispetto alle altre, è sicuramente vero che il supervised learning ha spessissimo applicazioni di unsupervised learning parallele se non inglobate, che sono spesso diciamo così, gli aspetti che determinano un boost alle performance rispetto al supervised learning tradizionale. Basti pensare ad esempio
alla riduzione delle feature, per esempio, nel supervised learning. Quindi lo sfruttare l'unsupervised learning per scoprire dalla struttura dei dati, anche unlabeled, le direzioni di maggiore informazione e poi usare queste per effettuare una classificazione o una regressione, quindi dimensional reduction e così via. Questo è ancora più vero, sarà palese nei metodi che vedremo per il reinforcement learning. Perché? Perché basti pensare al deep reinforcement learning, che praticamente è basato completamente su una deep neural network, nella quale l'aggiornamento dei pesi segue regole che non sono dettate dal labeling dei dati, ma sono dettate dalle policy e quindi dalle ricompense che la gente ottiene nell'interfacciarsi con l'ambiente circostante. Quindi, diciamo così, l'ultima immagine in un qualche modo significa: se vuoi fare reinforcement learning e non sai che cos'è il supervised learning, diciamo che è verosimile che non andrai molto lontano. E più o meno, insomma, è lo stesso discorso per il supervised learning. Ormai le tecniche di supervised learning, specie in applicazioni, stiamo parlando non di ricerca, dove vai magari a cercare di guadagnare il mezzo, se non il decimo di punto percentuale, ma in applicazioni dove diciamo così, il risultato netto è quello che conta, l'unsupervised learning fa la differenza, insomma. Ora, passando invece a quello che è lo schema di base del reinforcement learning, iniziamo da questa semplicissima immagine. Dopodiché, nella prossima parte, subito dopo, andremo a formalizzarlo matematicamente. Il framework generale è quello che vede un agente e l'ambiente interagire. Il sistema è caratterizzato da degli stati che descrivono lo stato del sistema. Si può immaginare, per esempio, le posizioni nel caso di un oggetto che deve muoversi, quindi nel caso di un contesto dinamico, ad esempio le carte che l'agente ha in mano nel caso in cui si dovesse pensare a un contesto, ad esempio una partita di poker, o tutte quelle diciamo, aspetti del sistema che in modo diciamo, univoco determinano qual è lo stato del sistema. Ora, l'agente, ciò che distingue l'agente rispetto agli altri contesti del machine learning è che ha la capacità di autonomamente scegliere delle azioni da un set che è predeterminato e, diciamo così, a partire dagli stati e dalle azioni che vengono scelte dall'ambiente, quello che succede è che l'agente si sposta ad un nuovo stato, S', e ottiene una reward dall'ambiente. Questa è un po' l'interazione che descrive diciamo, il contesto di base del reinforcement learning. Per poter, diciamo così, realizzare degli algoritmi che si permettano di risolvere questo problema, è necessario formalizzarlo da un punto di vista, diciamo, matematico, e quindi vengono introdotte delle terminologie che possono, insomma, magari sembrare un po' astratte, astruse, però ci aiutano poi nel capire i vari algoritmi e anche le varie scelte, sia a livello di ricerca che a livello di implementazione, sono necessarie. Quindi partiamo da un set di definizioni. Queste sono, diciamo, le parole chiave tipiche che si incontrano in questo contesto. Innanzitutto, le azioni, ok, è abbastanza intuitivo, sono le scelte che la gente può fare nel suo contesto, quindi ad esempio un drone può scegliere di muoversi con una velocità in una certa direzione, può essere ad esempio formalizzata in XYZ, quindi discretizzata in modo abbastanza standard, per cui i suoi stati potrebbero essere la posizione XYZ e la velocità VX o YZ, esempio. La policy è quello che diciamo, vogliamo determinare, ossia è l'obiettivo degli algoritmi applicati nel contesto del reinforcement learning, ossia una regola che ci permetta di definire in maniera univoca
quali sono le azioni da scegliere dipendentemente dallo stato in cui ci troviamo. Ora, vedremo una definizione più formale nella prossima slide, però è l'obiettivo degli algoritmi di reinforcement learning, cioè trovare la policy ottima, la policy che ottimizza e massimizza quella che è la cumulative reward, quindi la ricompensa sul lungo termine. La reward appunto è distinguibile in reward istantanea e reward cumulativa, è ciò che viene assegnato alla gente a seguito delle azioni, quindi della policy che segue. Gli stati, come abbiamo detto, sono rappresentativi dello stato del sistema. La value function è un'altra degli elementi fondamentali per definire gli algoritmi di reinforcement learning. Sostanzialmente la value function può essere pensata come una funzione che assegna ad ogni stato o ad ogni coppia stato e azione un valore. Questo è il valore, in qualche modo rappresenta il valore di quella coppia stato azione o di quello stato, in termini di quanto è conveniente trovarmi in questo stato e effettuare questa azione. Cioè, se io sono in questo stato e effettuo questa azione, otterrò una ricompensa a lungo termine di questo valore. Per cui è di fatto poi il criterio sulla base del quale vengono scelte le azioni. Infine, una delle parti, diciamo così, più probabilmente più spesso viene sottovalutata è la parte di state transition function. Questa è una descrizione modellizzata della probabilità di raggiungimento di uno stato S' partendo da uno stato S e adoperando un'azione A. Quindi sostanzialmente quello che ci viene ci dice: se io sono nello stato S e scelgo un'azione A, mi troverò nello stato S'. Tutto questo insieme viene, diciamo così, concretizzato da un punto di vista, formalizzato da un punto di vista matematico, da quello che è il cosiddetto Markov Decision Process. Ma diciamo così, questa è l'ultima slide in cui affronteremo, diciamo, la parte di formule ed è un pochino più pesante rispetto a tutto il resto, però può esserci utile, le formule si possono tranquillamente ignorare, però può esserci utile per comprendere meglio la natura di quelle che sono le scelte a livello algoritmico e anche a livello di formalizzazione del problema, che ci consentono di risolvere un'applicazione, quindi focalizzarci su un'applicazione piuttosto che su un'altra. Allora, Markov Decision Process viene sostanzialmente formalizzato da quattro elementi, che sono quelli che abbiamo appena visto. Quindi viene definito da un set di stati, un set di azioni, delle state transition function e delle funzioni che definiscono le reward. Fondamentalmente il problema è come rappresentato in maniera figurata nella prima riga. Il sistema si trova in determinati stati. Tramite determinate azioni che triggerano delle state transition function viene a trovarsi in nuovi stati e quindi viene calcolata una reward a seguito di questa successione stati, azioni e state transition function, quindi nuovi stati, che dipende da tutti questi fattori. Questo è ovviamente applicato in cascata e permette di calcolare quella che è la ricompensa finale per la gente. La policy, come detto, è una funzione che, a partire dagli stati e dalle azioni, ci permette di scegliere una data azione. Sostanzialmente, come vedete, va dal il dominio è stati per azioni e il valore è compreso tra 0 e 1. Questo sta a significare che per ogni azione, in ogni dato stato, vi è associata una probabilità. Una probabilità che sostanzialmente ci dice quale azione, con quale probabilità devo intraprendere ciascuna delle azioni appartenenti al set, per cui ovviamente è un valore che è compreso tra 0 e 1. Come detto, la value function può essere solo dipendente dagli stati o dipendente dalla coppia stato-azione. E infine la cumulative reward è la ricompensa che la gente otterrà a seguito della progressione temporale di stati, azioni e nuovi stati. Per cui il nostro agente sceglierà
per ogni stato in cui verrà a trovarsi un'azione secondo la propria policy, a seconda di quello che sarà poi il nuovo stato finale, riceverà una reward. Diciamo, qui sono riassunti tutti gli aspetti chiave e fondamentali anche, diciamo, tra i più moderni, in particolare gli ultimi, relativi alla formalizzazione del problema. Innanzitutto occorre una distinzione di base che ci permette di distinguere tra ciò che è l'approccio con una dinamica di transizione del sistema di cui si ha a disposizione un modello, per cui io ho un modello che mi dice se sono in questo stato, effettuo questa azione e mi ritroverò in questo nuovo stato, oppure, e queste sono ovviamente il caso dei model based, oppure model free. Nel caso del model free, la gente non è a conoscenza dell'ambiente in cui si trova, per cui sostanzialmente lo viene a conoscere solo tramite l'esperienza. E difatti questa è la differenza principale tra l'approccio model based e l'approccio model free. Il reinforcement learning è tipicamente presente in questo contesto, nel quale la gente fa esperienza dell'ambiente tramite l'esperienza. Tramite, quindi, la scelta delle azioni e il calcolo della ricompensa cumulativa. È evidente che, dipendentemente dal problema, si possono avere un set di stati e di azioni finito o infinito. Perché basti pensare, ne vedremo un esempio a breve che renderà tutto abbastanza più chiaro. Nel caso di ad esempio, un agente che si debba muovere in un contesto nel quale i suoi stati sono definiti da variabili discrete, è ben diverso che un agente che si deve interfacciare con un ambiente nel quale il proprio stato è definito da variabili continue. Da un punto di vista algoritmico, questo si ribalta da un punto di vista di classificazione dei metodi nella distinzione tra metodi tabulari che permettono per ciascuna coppia, combinazione di stati e azioni, una definizione del valore di ciascuna azione, ai metodi approssimati. In questo caso vediamo nello specifico cosa significa un problema di reinforcement learning e come si approccia la soluzione. Allora, questo è il primo caso pratico che dimostra che cosa significa ottenere una policy di comportamento ottimo per il nostro agente. Allora, vediamo innanzitutto, sulla sinistra abbiamo il nostro sistema e, come vedete, è un sistema discreto, per cui gli stati sono unicamente le variabili che determinano le coordinate di tutti questi punti. Al centro vedete le azioni che la gente ha a disposizione. Per ciascun punto la gente può scegliere in che direzione muoversi. Per cui quello è il set di azioni a disposizione. Infine, sulla destra, vedete il transition model, ossia è tipico in questi contesti avere delle probabilità associate alle azioni che la gente sceglie, perché è classico non avere un modello deterministico. Ad esempio, vedete che sulla destra all'azione vai verso l'alto sono associate diverse probabilità. All'80% il risultato sarà effettivamente quello di raggiungere lo stato posizionato sopra la posizione attuale della gente, ma con il 10% di probabilità la funzione di transizione può risultare nella gente che finisce nelle caselle di fianco. Questo è fondamentale in diversi contesti perché, non avendo modelli deterministici, la distribuzione di probabilità del modello di transizione viene automaticamente presa in considerazione dall'effettuazione di diversi esperimenti, per cui la gente 8 volte su 10 effettivamente finirà nello stato che c'è al di sopra della posizione di partenza, ma negli altri casi
finirà invece nelle caselle di fianco. Allora, come detto, l'obiettivo dell'agente è quello di trovare la policy ottima per tutti gli stati. Cosa significa policy ottima? Significa che se io mi trovo qua, devo sapere qual è la azione migliore da scegliere per arrivare cioè nel punto in cui la mia reward è più alta. In realtà, diciamo così, se io mi trovo qui è molto probabile che sia semplice capire qual è la direzione in cui mi conviene andare. Ok, penso che tutti possano avere idea di qual è la policy ottima da questa posizione. Insomma, è abbastanza ovvio che la scelta migliore sia andare verso destra. In realtà non vale lo stesso discorso per questa posizione qua, o per questa posizione qua. Perché la policy ottima da queste posizioni, in realtà, dipende fortemente dallo state transition model. Se per caso la probabilità di finire nella casella laterale fosse molto più alta del 10%, allora è probabile che mi conviene evitare di passare da questa casella, anche se mi trovo qua, e nonostante il percorso sia il più breve. Quindi potrebbe essere molto più remunerativo per non incorrere in una reward negativa passare dalla parte opposta. Questo è ovviamente automaticamente preso in considerazione dalla successione degli esperimenti e dei run del nostro algoritmo che vedranno, si renderanno in automatico conto che nel caso in cui l'agente si trovi in questa posizione, andando verso l'alto, molte volte finisce nello stato con reward meno 1. Per cui in automatico la policy ottima prenderà in considerazione uno state transition model di questo tipo e sceglierà l'altra strada. In questo caso, con questa distribuzione di probabilità, la policy ottima che viene fuori dall'algoritmo è ad esempio questa. Quindi l'agente, quando l'algoritmo arriva a convergenza, saprà che per tutti questi stati l'azione ottima da intraprendere è quella descritta dalle frecce. Perché è fondamentale il ruolo del reward e della state transition function? Perché ci sono contesti nei quali magari il problema è di questo tipo. Allora, vedete, questo è il punto di partenza e la nostra reward è massima è dove vedete il 10 verde. Nel caso in cui la state transition function abbia un'elevata probabilità di non rispettare la scelta dell'agente, quindi non finire nella direzione prescelta, ma di deviare rispetto alla direzione preferenziale, quando siamo vicino a delle reward di così alto valore negativo, la scelta più conservativa è quella di passare più lontano possibile dalle reward a valore negativo. Quindi, sebbene questa strada, quella della freccia rossa, sia la più corta, la scelta più conservativa e che può essere ottima dal punto di vista dell'agente è quella di passare dal percorso più lungo. Questi sono tipici problemi che si incontrano in questi algoritmi. Quindi la formalizzazione e l'assegnazione delle reward, così come la definizione del modello dell'ambiente, quindi dello state transition function, è fondamentale per identificare quelle che sono poi le policy che la gente va diciamo così, a trovare, a risolvere con l'applicazione degli algoritmi. Giusto insomma, per conoscenza, questi sono i metodi che hanno avuto maggior successo e che attualmente sono i più diffusi, suddivisi in base all'approccio che viene utilizzato per trovarli, queste sono tecniche di risoluzione algoritmica, quindi ottimizzazione della value function, ottimizzazione della policy, che di fatto si ribaltano in metodi numerici per trovare quelli che sono i criteri di scelta delle azioni, ma in sostanza questi sono i metodi che si trovano maggiormente in applicazione, come la DPQ Network, la Policy Gradient, l'Actor Critic. Parleremo un po', vedremo delle applicazioni di questi, insomma, quindi avremo modo di contestualizzarlo. Allora, adesso, da qua in poi, sarà
sarà tutto più qualitativo, così è anche un pochino più leggero. Allora, on policy, off policy. Uno dei problemi principali del reinforcement learning è che per poter trovare la policy ottima, la gente ha bisogno di esplorare l'ambiente in cui si trova. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che in quella griglia, per scoprire che nella casellina in basso a destra la policy ottima è quella di andare a sinistra, deve trovarsi in quella condizione e deve fare esperienza dell'ambiente, deve fare esperienza dello stato, deve provare diverse azioni nei diversi stati del sistema. Il problema è che se iniziamo a ottimizzare la policy, faremo esperienza solo di quegli stati nei quali la policy ci porta. Questo cosa vuol dire? Che, tradotto in termini matematici, c'è un elevato rischio di finire in posizioni di policy subottima. Quindi, quello che succede è che spesso si associa all'algoritmo di ricerca della policy ottima un algoritmo di esplorazione dell'ambiente. Questo è il dualismo tra exploitation ed exploration. Exploitation significa seguire quella che è la policy che mi porta ad ottenere la reward massima. Exploration invece è un approccio che, diciamo, momentaneamente mette da parte le indicazioni che la policy in via di ottimizzazione ci dà per ampliare la conoscenza dell'ambiente. Da un punto di vista pratico, algoritmico, quello che succede è che per implementare un off policy la scelta dell'azione in un dato stato è fatta il 90% delle volte seguendo la policy ottima e il restante 10% scegliendo un'azione random tra quelle che non sono ottime. Ad esempio, questa è una viene definita epsilon greedy optimization, dove epsilon identifica la probabilità con la quale si sceglie la policy non ottima. Questo è un problema tipico, e ne parleremo più in là, perché è strettamente collegato alla esplorazione del mondo, specialmente nei casi di interesse di applicazione industriale, è molto ampio, per cui è ovviamente più sentito. Potete vederla così, diciamo, immaginate di dover fare un training di un veicolo per guida autonoma. Se il sistema sceglie sempre di seguire la policy ottima, è verosimile che se un giorno si trovasse a dover, diciamo così, andare sulla banchina per evitare un'auto, potrebbe non aver mai visto lo stato viaggio sulla banchina, perché non l'avrà mai scelto da un punto di vista di un policy, è uno stato non ottimo. Per cui forzare la gente a visitare stati non ottimi o stati non risultanti dal seguire la policy ottima è necessario per poi poter affrontare tutte le problematiche di trasporto della gente il cui training è stato fatto in simulazione o comunque in una fase, diciamo, protetta nel mondo reale, perché conoscere tutti il maggior numero di aspetti dell'ambiente reale è fondamentale per questi fini. Strettamente connesso a questo discorso è quello che viene definito la sparsità delle ricompense nel training di un agente autonomo. Cosa significa? Significa che, ad esempio, in questo caso, ipotizzate che voi dobbiate fare il training di un braccio robotico per mandare questo disco in una certa posizione. Tutto quello che succede all'inizio è ovviamente evoluzioni random dei gradi di libertà e della cinematica del braccio robotico, per cui è praticamente impossibile che per evoluzione random, scelta random delle azioni, il disco finisca molte volte nella posizione desiderata. Questo significa che la vostra reward, che è unicamente collegata al raggiungimento dell'obiettivo, sarà diversa da zero pochissime volte. Ciò significa che la funzione che assegna la reward alla gente è una funzione con valori non nulli sparsi. Per cui la gente
nell'aggiornare la propria policy di scelta dell'azione ottima sulla base dello stato, vedrà questa policy migliorare in maniera molto rara, a meno che non si adoperino ad esempio approcci algoritmici come questo. Questo è uno degli approcci che per prima è stato utilizzato da OpenAI, uno dei player principali nel contesto del reinforcement learning, che si è messa nella condizione di, diciamo così, imbrogliare il sistema in questo modo. Io faccio evolvere il braccio in maniera random. L'output di questa evoluzione sarà uno che non era preventivato, però io faccio finta che l'obiettivo a cui miravo sia quello che effettivamente raggiungo. Cioè, faccio finta che questo sia effettivamente quello che io volevo fare, per cui assegno un'alta reward a questo, e però dico al sistema che lui, facendo quello che ha fatto, voleva finire qua. In questo modo, sostanzialmente, evitiamo il problema della sparse reward, nel senso che popoliamo di stati finali fittizi l'outcome del random del nostro agente, specialmente nella parte iniziale del training. Questo è fondamentale per vedere la policy, i valori dell'ottimizzazione della policy, muoversi velocemente, altrimenti tutte le esperienze iniziali, fino a che non si capita nel punto scelto, sarebbero praticamente inutili. Un altro dei fattori diciamo molto interessanti del reinforcement learning è quello che è definito il self-play. Molti di voi avranno probabilmente sentito parlare di Go, AlphaGo, AlphaZero. È una delle cose che probabilmente più, diciamo così, sicuramente interessanti e affascinanti del problema è che nel contesto del reinforcement learning, Google, per il training di AlphaZero, ha deciso di provare un nuovo approccio. Sostanzialmente ha preso il proprio agente, l'ha duplicato e l'ha fatto giocare contro se stesso. L'ha fatto giocare contro se stesso dando in input unicamente le regole del gioco. Quindi che cosa è successo? È successo che i due agenti si sfidavano in continuazione l'uno contro l'altro, e questo porta a due benefici. Innanzitutto la crescita degli ambienti degli agenti è parallela, nel senso che l'agente si trova di fronte a un avversario dello stesso livello, quindi sostanzialmente va a giocare contro un altro agente alla pari, sempre e costantemente. La crescita è costante di entrambi. Ma la cosa più interessante del self-play, in realtà, è che ha la capacità di trasformare computation, il carico computazionale, in dati. Cioè significa che, lasciando evolvere in autonomia il sistema, agente versus altro agente, vengono prodotti tutta una serie di dati in autonomia che vengono utilizzati dal sistema per effettuare il training. Quindi non è, ad esempio, nel caso della guida autonoma, non è necessario collezionare migliaia, se non milioni di miglia per effettuare il training di un'auto a guida autonoma nel mondo reale, ma è possibile sfruttare un'interazione computer versus computer per accumulare dati funzionali alla crescita della gente. Crescita nel senso di ricerca di una policy ottima. Infine, questo è un altro degli ultimi avanzamenti in questo contesto, ed è sempre di OpenAI, ed è probabilmente una delle cose più strane e interessanti che sono collegate a questo settore. Una delle difficoltà è stabilire le reward, cioè quando assegno un punteggio alto alle scelte della gente, formulare dal punto di vista matematico queste scelte è complesso, perché non è semplice riconoscere quale sia il modo migliore per istruire un sistema di questo tipo. Anche hanno pensato di spiegare ad un umano quale doveva essere l'obiettivo finale del sistema e far evolvere l'agente
in due condizioni parallele e indipendenti l'una dall'altra, con l'umano che diceva ogni volta: hai fatto meglio a sinistra, hai fatto meglio a destra, hai fatto meglio a sinistra, hai fatto meglio a destra. In questo caso l'obiettivo della gente per l'umano era: voglio che impari a fare il backflip, cioè a fare un salto all'indietro, che questa è una gamba modellizzata in un ambiente specifico per questo contesto di simulazione che dopo vedremo, e quindi ha dei gradi di libertà che simulano coscia, gamba e piede, quindi ha un ginocchio, una caviglia e così via, ha dei gradi di libertà, e le azioni di questa gamba sono ad esempio la coppia da applicare al piede, la coppia da applicare al ginocchio. All'umano che era posto di fronte a questa interfaccia veniva detto: ok, tu devi fare in modo che questo agente evolva per fare un backflip, quindi un salto all'indietro. È a tua discrezione dirgli dove sta facendo meglio, quale delle due sta facendo meglio. E quello che succede è questa cosa qua. Voi vedrete che dall'inizio non sta facendo assolutamente niente, però l'umano dice: guarda, mi sembra che stia facendo meglio qua, non sembra che stia facendo meglio qua. È semplicemente assegnando una reward così. Via via che il sistema evolve, provando random, ma sapendo e collegando quello che veniva detto dall'umano alle sue azioni, ottimizzando la policy di conseguenza, man mano si avvicina sempre di più a fare quello che era l'obiettivo. Di fatto poi alla fine è quello che succede. Infatti la gente semplicemente da hai fatto bene qua, hai fatto bene là, ha imparato a fare il backflip. Questo ne parleremo un po' di più alla fine, però è uno degli aspetti che alcuni di quelli che fanno questo mestiere ai più alti livelli indicano come una delle strade possibili anche per altri motivi, però ne parleremo più tardi. Ok, queste sono alcune degli approcci, in particolare gli ultimi tre. Sono alcuni degli approcci più, stiamo parlando di ricerche che sono comunque, come quello che vedremo anche da adesso in poi, sono tutte dell'ultimo anno, che è 2018-2019. Sono le direzioni nelle quali i risultati stanno, diciamo così, iniziando a portare i ricercatori. Quindi probabilmente sono quelle che hanno anche maggior interesse per noi. Allora, giusto un po' di informazioni in merito ai frameworks, ai tool che qualcuno magari potrebbe essere interessato a conoscere e usare per sperimentare qualcosa in questo contesto. Nomi noti: PyTorch, TensorFlow e anche Microsoft. Tipicamente hanno delle parti dei loro framework per gestire il reinforcement learning. In particolare TensorLayer è una libreria costruita a più alto livello su TensorFlow, che è integrata anche con degli ambienti di training. E poi una delle risorse che può essere molto molto interessante è OpenAI. Gran parte delle cose che avete visto e che vedremo anche adesso sono prese da OpenAI. In particolare una menzione che può aver significato è quella di OpenAI Jim, e adesso vedremo che cos'è. Allora, avete presente che per fare una graduatoria, una classifica degli algoritmi di supervised learning esistono challenge internazionali famosi come ImageNet, Coco Dataset e così via, nei quali vengono, diciamo, riconosciuti come benchmark, cioè casi test comuni, uniformati, condivisi a livello globale, sui quali si può fare una classifica, ok? Si può dire: ok, attualmente il sistema di apprendimento supervisionato più performante sull'ImageNet è quello di quella data università, e così via. Non esisteva, adesso pian piano ci si sta arrivando, la stessa cosa per il reinforcement learning, cioè era difficile poter comparare le qualità, il livello prestazione dei diversi algoritmi, perché non esisteva una contesto unificato di misurazione. Quello che ha fatto OpenAI è proprio questo, ossia ha creato questo ambiente che si chiama OpenAI Jim, che è a disposizione di tutti,
mettendo a disposizione diversi ambienti nei quali misurare le prestazioni dei propri algoritmi. Sono molto variegati. Uno è il famoso ALE, o Atari Learning Environment, dove ci sono i famosi videogiochi degli anni che furono, di diverso tipo, sono 2600, sono un bel po'. E, ad esempio, stanno sempre più perdendo significato perché gli algoritmi attuali hanno raggiunto quello che è il target che più o meno ci si pone in questo contesto, ossia superhuman performances, ossia punteggi che un umano non riesce a raggiungere, insomma. Per cui appena succede quello iniziano a perdere di interesse. Altri contesti sono, ad esempio, Box 2D, Continuous Control Tasks, che in questo caso bipede che si muove, auto che viene appunto car racing e così via. Però, diciamo, man mano che ci si sposta, questi sono altri classici problemi di controllo che trovate in tantissimi articoli di letteratura. E diciamo che poi quelli un pochino più evoluti iniziano ad essere Mugioco, che non so, non ho idea di come si pronunci. In realtà questo non è l'unico di questi non open source. È sviluppato dall'Università di Berkeley e richiede, si può, penso che si possa prendere una licenza gratuita di prova, però questo è a pagamento ed è quello con il quale è stata fatta, ad esempio, la Hopper, è quella che abbiamo visto prima fare il backflip, quindi la gamba che fa il backflip. Però ci sono problematiche di, ad esempio, in questo caso una four legged, un robot con quattro gambe che cammina e così via. Quindi anche umanoidi che camminano e così via. OpenAI mette a disposizione anche un altro ambiente che è più strettamente collegato alla robotica. Questo, ad esempio, bracci meccanici che devono spostare blocchi in certe posizioni, devono spingere blocchi in altre, e manipolazione, e di questo vedremo un video, sia con oggetti di forma cubica o sferica, oppure ad esempio manipolazione di una penna con una mano robotica. Questi sono tutti ambienti che avete a disposizione con OpenAI Jim per testare algoritmi nel caso in cui vogliate paragonarli con quelli più diffusi. Ok, a questo punto passiamo a, diciamo così, inquadrato più o meno i metodi, le parole chiave, gli algoritmi, almeno insomma, in termini di nomi, e il contesto dei framework. Passiamo a un po' di dimostrazioni nel contesto industriale. Ora, diciamo così, qua abbiamo sei sottoargomenti, in cui i primi tre sono di Boston Dynamics, che è anche la creatrice di Atlas. Penso che molti di voi avranno visto uno dei video, più di qualcuno dei video che adesso mostriamo. E poi la seconda parte è invece più strettamente collegata a OpenAI. Questo è Atlas, e vabbè, quel video di sopra, che è del 2017-2018, penso che l'avrete visto, se non tutti, tanti, e nel caso non l'abbiate visto, insomma, parla da solo. Questo è un robot umanoide nato in un progetto di ricerca finanziato dalla DARPA americana, che è capace di fare diverse cose. Poi vabbè, fa anche, diciamo così, non è che sia sempre perfetto, adesso vedrete cosa fa, però insomma le capacità di evoluzioni di un robot sono abbastanza avanzate rispetto a quello che era anche solo la prestazione di qualche anno fa. L'evoluzione di Atlas la vedremo a breve. Necessità di qualche produzione. Vabbè. Ecco, questo è un altro video di Atlas significativo perché, ad esempio, ci sono altri contesti dinamici nei quali si trasporta dietro una massa facendo evoluzioni particolari non banali. Comunque avremo modo di metterlo a paragone con altri sistemi e vi darò un po' di dati per capire di cosa stiamo parlando. Insomma, qua vedete, a parte il cosiddetto parkour, anche la possibilità di camminare su terreni no, non piani e sconnessi e fare evoluzioni di vario genere.
Boston Dynamics è ovviamente una caratterizzazione specifica, che è un'azienda, diversamente da OpenAI, da Berkeley, da altri contesti tipicamente legati alla ricerca. È un'azienda e con questi robot ha intenzione di farci un business, in particolare, adesso vedremo con quale. Allora, Atlas è, diciamo così, il primo e forse anche il più famoso. Questo è Handle, che in teoria è l'evoluzione di Atlas, sembra di no, però in realtà è l'evoluzione, sembra di no perché è meno umanoide, però l'idea nella loro visione era quella di renderlo più leggero e più semplice, perché da un punto di vista di gradi di libertà del movimento permette tantissime delle cose che permette Atlas, ma ha meno gradi di libertà, per cui è più semplice da gestire, meno costoso e compagnia. Insomma, anche questo in realtà, appunto, è più avanzato del precedente e anche più recente. È uno degli step evolutivi di Boston Dynamics nell'idea di commercializzare soluzioni di questo tipo. Ce n'è, diciamo così, la carrellata di Boston Dynamics, poi arriva a Spot Mini, che in realtà è una evoluzione di un robot chiamato Cheetah precedente, Spot e compagnia, che è anche un po' inquietante nelle movenze. E questo, una delle cose che vale la pena notare, anche per quello che sarà poi il discorso dopo, è come questo robot, assegnato un task, in particolare ad esempio aprire e superare questa porta, riesca a gestire anche interventi esterni, e quindi, diciamo così, una risposta dell'ambiente non deterministica, perché ovviamente non gli è stato insegnato ad avere a che fare con qualcuno che si opponeva a quello che lui stava facendo in maniera varia, come vedrete anche particolare, ok? Per cui in quello che proseguirà, se non sarà in seguito, insomma, vale la pena, lo tira un po' in tutti i modi, però alla fine lui riesce a assolvere quello che è il suo obiettivo. Allora, giusto per questo robot qua, in realtà è l'ultima versione di questa serie, ed è quello che Boston Dynamics vuole punta a commercializzare in una piattaforma open nel senso che metterà a disposizione un kit di sviluppo per customizzarlo, cioè venderà il prodotto customizzabile per chi poi vorrà crearne un robot per fare task diversi. Ad esempio, loro vedono come possibilità di usarlo come mezzo per la delivery door to door, cioè quindi per la consegna porta a porta. A chi chiede come mai al momento non ce ne siano ancora, diciamo così, la vedono molto dipendente dall'evoluzione della guida autonoma, cioè nella loro vision. L'idea è che quando ci saranno sistemi che guidano in autonomia, questi sistemi qua potrebbero completare, ad esempio, la parte di delivery. Allora, passando adesso a OpenAI, perché queste erano le tre di Boston Dynamics, prima di continuare vi faccio una domanda e vi chiedo, secondo voi, diciamo, fatto 100 il quantitativo di controllo di questi sistemi, quanto è fatto con reinforcement learning? La capacità di conoscere l'ambiente, di interfacciarsi con un ambiente non noto a priori, ok? È una delle caratteristiche tipiche del reinforcement learning. Però, qualcuno vuole azzardare una quantità? Ok, 90. 90. Qualcun altro? Nessuno. Forse molto di meno, quello che hai detto In realtà, allora, all'ultima cosa che hanno detto nel 2018 è zero. Cioè, fanno tutto col controllo tradizionale. Quindi, diciamo così, uno può dire, vabbè, ma allora se riescono a fare quelle cose, perché col controllo classico? Perché si deve esplorare il reinforcement learning? Allora, innanzitutto, vabbè, questo è quello che hanno detto a gennaio 2018. In realtà, essendo un'azienda, quello che fanno sotto non è aperto, non è a disposizione, non lo dicono, insomma, nel dettaglio, però si vedono, c'è stata anche dimostrazione di. Nel loro sito c'è un
sono posizioni aperte per machine learning, però potrebbe essere più che altro per il processamento dei segnali esterni, quindi delle immagini e della sensoristica. Il punto è che l'idea è che tutto quello che avete visto è scriptato, cioè definito a mano preventivamente da chi ha scritto il controllore di quel sistema. Ed è una caratteristica tipica dei sistemi del controllo classico, cioè le evoluzioni che avete visto sono tutte definite anticipatamente rispetto alla interfaccia agente ambiente e quindi non possono evolvere in un modo autonomo. Per contro, invece, questa è una dimostrazione del braccio robotico che vi ho fatto vedere prima in simulazione da parte di OpenAI. In questo caso vedete c'è una mano con diversi gradi di libertà, il cui obiettivo è quello di ruotare un cubo in posizioni che vengono definite come input al sistema. Ok, vedete lì i goal sono definiti lì in basso a destra. Il training ha portato il sistema a essere capace, certo, magari non in maniera istantanea, però a identificare quelle che sono le evoluzioni delle dita per raggiungere gli obiettivi. E questo è stato fatto completamente con tecniche di reinforcement learning. Quindi si potrebbe scendere nel dettaglio e evidenziare che il sistema ha imparato in completa autonomia delle mosse che sono tipiche anche dell'uomo, nel senso che se a qualcuno viene proposto lo stesso task, evolve, diciamo così, ed esegue determinate azioni nello stesso modo con cui sono state ritrovate dall'algoritmo. Questo ovviamente è un esempio della simulazione. E nel dettaglio, questa può essere collegandoci a quello che abbiamo detto all'inizio, una delle dimostrazioni per cui senza il supervised learning è molto complesso poter fare reinforcement learning, perché vedete, la descrizione dell'algoritmo è questa. Abbiamo una rete neurale convoluzionale che a partire da delle immagini identifica la posa dell'oggetto. Abbiamo dei sensori sulle punte delle dita che, insieme alla posa dell'oggetto, vanno in pasto a una rete neurale, una recurrent neural network, e tutte insieme determinano le azioni ottime per assolvere l'obiettivo. Questo è uno dei casi. Questo è un altro contesto molto interessante, nel quale vedrete una delle cose, diciamo così, affascinanti del reinforcement learning. Allora, cerco di andare avanti. Allora, ok. Vi descrivo brevemente il contesto. I pallini rossi sono quelli che hanno l'obiettivo di, per prendere rewards, di colpire i pallini verdi, quelli piccoli. I pallini verdi hanno l'obiettivo di raggiungere i punti blu. All'interno delle aree verdi grandi, i pallini verdi si nascondono rispetto a tutti i pallini rossi, eccetto che a questo rosso scuro, il quale li vede anche all'interno delle aree verdi e può comunicare agli altri la posizione. Quindi, adesso vi faccio vedere quello che succede. Sostanzialmente, vedrete che questo di nuovo è completamente reinforcement learning, è l'algoritmo è stato capace di far emergere dal nulla, quindi da azioni random, comportamenti cooperativi. Cioè cosa vuol dire? Che i pallini rossi si sono coordinati per rincorrere in maniera cooperativa i verdi, e viceversa i verdi si sono... hanno imparato a nascondersi dentro le aree verdi e si sono divisi i compiti per distrarre e andare all'obiettivo. E questi sono comportamenti che sono nati in maniera totalmente autonoma, senza
essere diciamo scriptati dal programmatore. Per finire, un'altra delle applicazioni tipiche, in questo caso di nuovo OpenAI, è nel caso di Dota 2. Io non so se conoscete Dota 2 o meno, però è un videogioco che si presta particolarmente per queste applicazioni e in questo caso è stato capace di battere il top team mondiale, che vedete qua. Questi sono i 5 del top team mondiale. E dall'altra parte questo è il top team di OpenAI, ossia le quattro pennine con le reti neurali di OpenAI. In pratica, se io Dota 2 non lo conoscevo, però potete vedere come il comportamento del computer è completamente indistinguibile dal comportamento dei campioni di questo gioco. Sostanzialmente è un gioco molto complesso, nel quale lo spazio degli stati, lo spazio delle azioni, le reward, le scelte cooperative necessitano una discretizzazione, una capacità di astrarre, rappresentare lo stato molto, ma molto evoluta. Per darvi un'idea, questa è la stessa, qualcosa di analogo lato Google, quindi DeepMind, sempre un gioco simile, però nella stessa direzione, diciamo. Giusto per darvi un'idea. Per comparare questi due approcci, allora, Atlas, insomma, queste sono più o meno le caratteristiche, 1,5 m, 75 kg, ha 28 joints, cioè ha 28 gradi di libertà, quindi da gestire. Dota 2 allora, innanzitutto, prima di ottenere una reward, occorrono ad esempio 80.000 tips per game, ok? Giocando una media di 45 minuti, perché ovviamente la reward è ottenuta a fine partita, per esempio. È un problema parzialmente osservabile, perché non tutto può essere visto dal giocatore. È altamente dimensionale. Ci sono in totale uno spazio di 170.000 possibili azioni per ciascun agente dei 5 che avete visto in gioco. Ok, quindi ogni diciamo, avanzamento temporale del gioco significa avere a disposizione circa 1.000 azioni. Quindi è altamente dimensionale. Capite che per fare il training di un oggetto di questo genere sono state utilizzate 128.000 CPU, 256 GPU, ma soprattutto la gente è stato allenato per 180 anni ogni giorno, cioè l'equivalente di una persona che si alleni 180 anni per ciascun giorno, senza contare che gestiva 5 personaggi, quindi più o meno 900 anni ogni giorno. Ok, questo ovviamente ha delle conseguenze, diciamo, non indifferenti, e ne parleremo. Passiamo alle applicazioni che noi stiamo iniziando ad adoperare di queste tecnologie nel nostro contesto. Qui vedete listati tre dei nostri progetti di ricerca. Diciamo, abbastanza differenti, tutti nel contesto spazio barra aerospazio. Space Debris è un software che permette, diciamo così, mette a disposizione diverse funzionalità nel campo, nel contesto spazio. Ad esempio, permette il calcolo di finestre di visibilità di dati satelliti o di dati detriti orbitali. Sapete, il detrito orbitale è uno dei problemi che sta diventando sempre più evidente e al quale la comunità scientifica si sta dedicando sempre di più. Per cui una delle attività tipiche è il monitoraggio di questi detriti orbitali da parte delle stazioni di osservazione a terra. È fondamentale per poterli osservare, sapere dove si trovano e sapere quando sono osservabili. Per cui funzionalità di calcolo delle finestre di visibilità, puntamento dei sensori ottici e radar,
calcolo delle finestre di lancio per evitare collisioni con questi detriti, analisi delle osservazioni, di cui vedete un esempio qui a destra, per determinazione orbitale e, diciamo così, algoritmi simili. Come è possibile, ad esempio, adoperare machine learning in contesti di questo tipo? Questo è abbastanza, ovviamente non c'entra con il reinforcement learning, però appunto per dare un'idea di come tecnologie di questa sfera possano venire applicate. Questa che vedete qua è una, si chiama Tracklet, ed è l'impronta che un detrito lascia sul campo di vista di una camera, di un telescopio. Vedete nel background ci sono le stelle, e invece quella strisciata è dovuta a un oggetto che si muoveva durante il tempo di acquisizione. Quello che occorre fare è, ad esempio, prendere questi punti, che possono essere astro-referenziati, per cui si riescono a trovare le coordinate angolari di quei punti, confrontando questa foto col background stellare, per poter utilizzare questi dati e calcolare l'orbita risultante. Una delle cose tipiche è evitare che questo venga fatto a mano, per cui è possibile, ad esempio, implementare algoritmi di object detection e localization su immagini di questo tipo. Questa immagine è anche preprocessata applicando dei filtri sull'SNR e così via, perché può succedere che in base al rumore di fondo, vapore acqua e così via, non sia distinguibile da subito la tracklet, per cui ha doppia validità, oltre a evitare che l'uomo debba interessarsi a estrarre tutti questi punti a mano, può anche automaticamente processare l'immagine per ottimizzarne la visualizzazione. Questo è un esempio. Un altro progetto è SIGG. SIGG è sostanzialmente una piattaforma web GIS che permette di fornisce all'utente dei prodotti a partire da dei dati di input, dati satellitari, dati in sito come rilievi da stazioni meteorologiche locali o dati forniti dagli utenti tramite crowdsourcing. Elabora questi dati e produce delle mappe, dei prodotti del tipo mappe di pericolosità per possibile insorgenza di incendi, mappe che identificano la situazione attuale nel caso di un incendio e permettono di coordinare l'intervento di chi se ne deve occupare, e così via. In contesti di questo tipo si ha a che fare con moli di dati rilevanti e vi sono diverse potenziali applicazioni per machine learning in generale. Ne menzioniamo qua una sola, per esempio. Questo caso è la definizione di quello che chiamano il land cover. Land cover significa classificare tutte le zone in una data immagine in base alla copertura del suolo. Può essere, ad esempio, identificare e distinguere zone coperte da vegetazione rispetto a zone coperte da foresta, acqua, urbanizzate e così via. Anche questa è un'operazione che è ovviamente fortemente, diciamo, deve avere una forte supervisione da parte dell'uomo. Uno degli effort attuali è quella di spingersi verso l'automazione anche di questo task. Ce ne sono anche altri, ad esempio una delle tecnologie che sta interessando parecchio anche in questo caso sono i sistemi come le GAN, Generative Adversarial Networks, sempre nel contesto dei dati satellitari. Ma il punto principale nel quale stiamo approcciando, diciamo, l'utilizzo del reinforcement learning è questo, l'ultimo progetto in questione, che è API. E praticamente abbiamo sostanzialmente basato sullo sviluppo di metodologie per il controllo autonomo di sciami di droni, con il fine, ad esempio, di monitoraggio ambientale, di monitoraggio di zone affollate, ricerca di persone disperse e così via. Vi faccio vedere velocemente qualche test preliminare. Allora, qua sono state applicate due reti neurali a una camera
on board del drone, per detection and localization e context segmentation. Una cosa importante, allora, questo è un ambiente simulato, come potete vedere, e dalla simulazione non, nel reinforcement learning non ci si può, non si può prescindere, perché è impensabile, impensabile di voler fare un training, ad esempio, di un drone facendolo volare realmente, perché di sicuro la prima diciamo, iterazione sbatte da qualche parte, per cui insomma è molto più sensato adoperare sistemi di simulazione con una resa che possa essere valida da un punto di vista grafico. Notate che diciamo le performance non sono male, e queste reti neurali sono tutte addestrate su immagini reali. Cosa vuol dire? Vuol dire che se è capace di distinguere gli oggetti nel simulatore, pur essendo addestrato con immagini reali, il simulatore è abbastanza affidabile. Okay? Per utilizzare queste osservazioni, queste elaborazioni nel contesto di navigazione autonoma, ovviamente una delle cose che dobbiamo andare a fare è quella di fare il training di questi sistemi su immagini del simulatore, in modo da avere una prestazione più ancora migliore, e poi passare alla parte di reinforcement learning. Ad esempio, utilizzarli per la ricerca automatica di persone disperse, cioè mandare questi sistemi alla ricerca di persone e diciamo, rendendoli capaci di effettuare una detection in autonomia senza la necessità di un utente che monitori continuamente il video streaming, per esempio, che è uno dei fattori limitanti alla vita e alla durata della batteria, perché avere la necessità di streamare, di comunicare alla stazione di terra il video per poter permettere all'operatore di controllare ciò che vede è sicuramente una limitazione. Volo informazione, anche in questo caso avere ad esempio 5 droni in volo in cui solo uno è gestito da un operatore e gli altri si dispongono secondo una formazione prestabilita da soli, essendo stati istruiti, essendo effettuato il training con degli algoritmi ad hoc, è anche questo un modo per risparmiare risorse. Anziché avere 5 piloti di droni, te ne basta uno, per esempio. Questo è un altro degli argomenti in cui stiamo pensando di applicare il sistema. Una delle cose che potrebbe essere molto interessante, tornando e mettendo insieme il self-play e tutte queste tecnologie, sarebbe quella di poter mettere in competizione questi sistemi. Ad esempio, come avete visto, sono nate in autonomia delle dinamiche collaborative tra attori, diciamo così, della stessa parte, e come AlphaZero ha fatto, diciamo così, è stato capace di sviluppare, a partire dalle sole e semplici regole del gioco Go, delle strategie che nessun umano aveva sviluppato prima di questo approccio, potrebbe, e dico potrebbe perché è ovviamente un open point, essere interessante vedere come questi agenti, lasciati evolvere in un ambiente secondo determinati obiettivi, possono identificare delle strategie che sono poco prevedibili a tavolino o basandosi solo su esperienze pregresse. Vediamo, sarebbe molto interessante, vedremo dove arriviamo. Insomma. Ora, in realtà, uno dei punti chiave è nel passare dalla ricerca all'applicazione industriale è che ci dobbiamo scontrare ovviamente con dei problemi che sono di diversa natura. I primi due aspetti sono quelli che possiamo dire far capo al cosiddetto transfer learning nel contesto del reinforcement learning. Allora, il transfer learning, ad esempio nel contesto del supervised learning, è diciamo quell'aspetto che si occupa di riuscire a trasferire la conoscenza acquisita su un problema, ad esempio classificazione di immagini e di volti, utilizzare questa conoscenza sviluppata dalla rete per riconoscere, anziché volti, fiori o animali.
Quindi trasferire questa conoscenza senza dover ripartire da zero. Questo nel reinforcement learning è abbastanza confinata a questa dinamica. Nel reinforcement learning, quando si parla di transfer learning, in realtà ci sono almeno due distinti contesti. Uno è come generalizzo al mondo reale un qualcosa che si è allenato in ambienti di simulazione. E, ad esempio, questo è sempre OpenAI, che ha fatto il training di quel braccio tramite l'OpenAI Gym che avete visto, e poi l'ha trasferite ad un agente reale. Le performance sono più che soddisfacenti. Una delle tecniche importanti utilizzate in questo contesto è quella che viene chiamata simulation randomization, ossia ciò che è stato fatto è sono state introdotte delle incertezze sul comportamento del disco che si muove, ossia l'attrito, il peso e tutto questo, diciamo, tutto quel set di aspetti che concorrono alla dinamica di movimento è stato generato in maniera random, in modo tale che la gente sviluppasse la capacità di interfacciarsi con un ambiente non deterministico e variabile. È uno degli aspetti importanti per generalizzare dalla simulazione al mondo reale è quello. Stesso discorso vale per, in questo caso, un robot che si occupa di trasferire un oggetto nello spazio. Ora, l'altro problema è come passo dal contesto ideale al contesto reale, ma non in termini di simulatore mondo reale, ma comportamento, ad esempio, guida autonoma, comportamento delle auto ipotizzato a comportamento delle auto reali, ok? Ad esempio, diciamo che voi avete le vostre classi nel vostro supervised learning che fa object detection e definite le vostre classi come avete visto prima, cioè auto, cioè persone, traffic lights e compagnia, e poi lo dispiegate in un ambiente reale, tipo qua. Allora, vedete, qua funziona, ci sono le auto, le persone, la segmentazione è perfetta, funziona benissimo. Poi prendete la stessa auto e la portate qua, okay. Diciamo che la situazione è diversa, questo è volutamente, diciamo, è esagerato, però diciamo vabbè, ok, questo è facile, sei in una strada di campagna, andiamo in città, vediamo che cosa succede in città può essere meglio, no? Sì. Dipende, esatto, dipende da dove sei, perché magari sei qua. Allora, in realtà questo è un problema reale, al di là della, diciamo così, estremizzazione del discorso, però una delle, nel caso in cui si sviluppassero auto via autonoma, e quella è la direzione, l'idea è che succederà che si divideranno le strade, cioè ci saranno le strade dedicate alle auto a guida autonoma, tipo le autostrade, faccio per dire, e le altre in cui ci saranno le auto, tra virgolette, tradizionali. Perché il problema di affrontare una transizione di questo tipo è molto complesso da gestire. Peraltro il dataset su cui allenano le auto a guida autonoma in realtà sta iniziando a includere eventi straordinari, tipo quei casi lì, come ad esempio la nebbia, o anche incidenti, cioè quello che sta succedendo è che si stanno raccogliendo dei dataset che permettano di poter gestire anche cose strane, come persone in mezzo alla strada, o ad esempio pali della luce che cadono in mezzo alla strada e così via. Perché ovviamente si sa che il sistema, sempre collegandosi al discorso di prima, on policy e off policy, deve essere capace di vedere anche, di sapere come gestire anche problemi non previsti. Vedete qua, un palo che cade su un'auto, si sta, è un'auto che, diciamo, si comporta come molti sul nostro asse mediano e fa queste cose, quindi bici che tagliano la strada, eccetera. E il dataset sta diventando sempre più ricco anche per sopperire a questi problemi. Infine, uno degli ultimi aspetti è la certificazione. Il problema del reinforcement learning è che sono algoritmi stocastici. Quindi
diversamente da quelli diciamo classici, non hanno un comportamento deterministico a priori. Per cui chi certifica il software, per dire il controllo, è molto più restio a mettere un comportamento che non si può prevedere. Per questo tutte le dimostrazioni di convergenza degli algoritmi sono fondamentali, e ce ne sono diverse. E in ogni caso, insomma, è una resistenza che non si deve sottovalutare. Però, diciamo così, fatemi continuare nella strada dell'estremizzazione, è anche vero che sì, ad oggi ci sono solo algoritmi di controllo deterministico, però chi riconosce questo oggetto? Questo qua è l'ultimo aereo della Boeing, che avrete sentito, è stato, diciamo, incriminato per due incidenti nei quali il sistema antistallo, che vorrebbe, diciamo così, essere di supporto alle decisioni del pilota, per il quale vai, diciamo così, abbassa il muso, quindi picchia quando pensa che l'ala stia andando in stallo, per cui non riesca a sostenere il carico. Ecco, in questo caso è stato causa di due incidenti, per cui qui di deterministico c'è solo una cosa, che qualcuno ha sbagliato. Cioè, in realtà è anche questo, da un punto di vista normativo, il motivo per cui si richiede il deterministico, cioè la certezza che qualcuno possa essere ritenuto responsabile per qualcosa che non va. Cosa che, se il sistema è totalmente stocastico, non è vero. Per cui, insomma, è più complesso di quello che può sembrare. Infine, l'aspetto etico. L'aspetto etico, anche qua, è un po' estremizzato, però, insomma, prendiamolo con un po' di leggerezza. Si pone, ad esempio, quando si ha a che fare con questi sistemi, perché bisogna istruire la gente a fare delle scelte che non sono banali. Ad esempio, se questo è un'auto che guida in autonomia, che scelta deve fare in questo caso? Forse in questo è semplice, no? Scegliere nel caso in cui non possa evitare di, diciamo così, dover sacrificare uno dei due gruppi di esseri viventi. In questo caso può essere semplice. Poi iniziano i casi problematici e anche, diciamo così, politicamente non semplici da gestire, come questo, o come questo. E non è, diciamo così, non è che questo sia un gioco. Il problema è che anche la scelta di non fare niente è una scelta. Anche la scelta di fare una cosa random è una scelta, e il sistema deve sapere che cosa deve fare. Glielo si deve dire in qualche modo. Questi sono problemi aperti anche nelle scelte di guida autonoma attuali. In realtà, se volete, queste sono immagini prese da un test fatto dall'MIT, che se andate su quel sito potete fare. 13 di queste domande e vi tirano fuori, diciamo così, una scala di valori a cui voi date più importanza, tra età, sesso, posizione sociale, rispetto delle regole, perché ad esempio in alcuni di questi contesti vedrete che ci sono persone che hanno attraversato col rosso e persone che hanno attraversato col verde, però magari quella che attraversa col verde è vecchia e quella che attraversa col rosso è giovane, e allora, insomma, non sono scelte banali. E inoltre c'è un altro problema, perché queste scelte non sono univoche. Dipendentemente dalla zona sociale, dalla zona geografica in cui vi trovate, le scelte sono diverse. Ad esempio, nei paesi blu la parte relativa ai giovani è completamente assente. Nei verdi non c'è preferiscono, quindi i paesi latini, diciamo dell'America Latina, preferiscono evitare di non far nulla, ma di far qualcosa. Nella parte occidentale, diciamo, c'è una leggera diminuzione della parte relativa alle donne e ai pedestrians. Quindi il problema è anche che le scelte non sono univoche, per cui è più complesso di quello che può sembrare. E infine, questa è l'ultima slide,
i punti aperti raccolti, diciamo, a diversi livelli su questi ragionamenti. Uno dei limiti, diciamo, quelli principali dell'approccio reinforcement learning in generale, ma anche machine learning, di fatto sono lenti. Avete visto che per battere i campioni del mondo hanno dovuto fare diversi giorni, un allenamento equivalente a 180 anni per una persona comune. Okay? I campioni non si sono allenati di certo 180 anni per diventare campioni. Hanno bisogno di un numero di esempi elevato, diversamente da come ragiona l'uomo. Quindi questi sono necessariamente dei problemi a cui si sta cercando di dare risposta. I trend riconosciuti, diciamo, dai big del settore, in cui ci sarà più interesse, più anche spazio per breakthrough. Reinforcement learning è uno dei primi, tutti lo vedono come una delle strade in cui si riesce ad avvicinarsi maggiormente avvicinare un sistema intelligente. L'apprendimento gerarchico, per avere delle prestazioni che vadano oltre lo stato attuale, c'è bisogno di segmentare il problema gerarchicamente, quindi suddividere ad esempio la pianificazione dall'esecuzione. Collegato al discorso del meta learning, ossia apprendere come si apprende, cioè avere un modello della dinamica di apprendimento, che è strettamente collegato anche alla dinamica teacher learner, cioè cosa c'è alla base dell'apprendimento quando si ha un insegnante e uno è l'agente che apprende, che cosa viene trasmesso e quali sono le dinamiche che si instaurano. Le GAN sono un'altra delle tipiche parti che vengono menzionate come promettenti, e l'introduzione della morale all'interno di questi sistemi. Questo in realtà si collega molto a quel discorso che avete visto nella Human Assisted Reward, dove l'uomo non formalizza l'obiettivo in maniera matematica e netta, ma è capace di dire hai fatto bene, hai fatto male. In questo modo si cerca di diciamo così, tradurre anche qualcosa di difficilmente formulabile in maniera formale, matematica, in segnale di apprendimento per il sistema. In realtà è anche una cosa strettamente collegata alla parte di pericolo dell'AI. Ne parleremo subito dopo. Per quel che riguarda il reinforcement learning, due aspetti sono fondamentali. Una è sicuramente la creazione di simulatori. Avete visto che non si può prescindere dall'utilizzo dei simulatori per il training. È necessario quindi che questi siano sì veloci, ma anche altrettanto accurati per favorire il transfer. Per favorire il transfer da simulazione a mondo reale. E infine, in questo contesto, è anche importante che in qualche modo, ad un certo punto, le rewards non siano date dall'esterno, ma siano in qualche modo generabili, nel senso comprensibili e generabili di nuove all'interno dell'agente stesso, secondo i principi che vengono comunicati da chi lo addestra. Uno degli argomenti ora, diciamo, più attuali è anche le minacce che queste tecnologie potrebbero portare alla società. E si fa spesso, quando si parla di questo, molto spesso si pensa a eserciti di robot che non perdonano, perseguono il loro obiettivo indipendentemente da qualsiasi interazione possano avere. In realtà, quasi tutti, diciamo, gli esperti del settore indicano le minacce ben diverse. Due delle principali sono: una, il problema legato all'occupazione, e questo è abbastanza, diciamo, naturale, ma su questo tutti sottolineano il fatto che sia una questione di transizione, nel senso che si dovrebbero fare sforzi nella gestione del transitorio nel quale
delle professioni vengono soppiantate da questi sistemi per gestire il transitorio, perché una volta che il transitorio è completo, l'idea è che la quantità di lavoro a disposizione non necessariamente debba diminuire. L'altra minaccia è che in realtà è diversa ed è su un altro livello, ossia la, diciamo così, rinuncia da parte dell'uomo, che demanda tutto alle macchine, di perseguire degli obiettivi. Cioè, in un mondo in cui tutto è gestito da questi sistemi, perdere l'interesse di creare e costruire qualcosa. In questo senso sono più di alto livello, ma sono diverse, vengono percepite come molto più tangibili rispetto all'esercito di robot armato fine detti. Ora, per finire, questi sono i miei contatti, LinkedIn e mail. E questi sono i riferimenti di Nuriana, nella quale potete insomma, sicuramente seguirci su LinkedIn, nel sito, lo capite, quello del dominio. Attualmente abbiamo una posizione aperta e in generale siamo sempre ben felici di entrare in contatto con chi è appassionato di sicuramente di software, per forza, perché questo è il nostro mestiere. E in generale, sia questi argomenti che sistemi software avanzati, potete intuire di che cosa ci occupiamo dai progetti di ricerca, per cui potete scriverci, scrivere a me, scrivere all'azienda, insomma, siamo intercambiabili in questo senso e interessati a tutto, anche se volete spargere la voce con amici o che pensate siano interessati. Volentieri. E niente, questo è tutto, quindi vi ringrazio per qualsiasi domanda a disposizione. Posso una cosa? A parte sono un po' sconvolto dal fatto che conti zero il reinforcement learning su Boston Dynamics. Che mi conforta perché vuol dire che 20 e passa anni fa ho studiato cose che servono effettivamente, però insomma controllo classico, controllo Sì, proprio sì. così. La cosa che hanno sottolineato, ne parlano un pochino in uno dei... fanno delle sessioni in cui vanno a presentare queste cose, tipo ad esempio al Meet, sono a disposizione su YouTube, le trovate, proprio la lezione del CEO. Sottolinea che il loro approccio vincente è il fatto di averlo fatto molto modulare, cioè si sono occupati dei problemi di base sui quali hanno costruito i problemi più grossi. Quindi sono prima... hanno dimostrato di essere capaci di fare controllo robusto sui problemi di basso livello e su questi hanno costruito incrementalmente. Questa è, diciamo, però l'idea, cioè, sono abbastanza, ripeto, non hanno fatto disclosure su queste cose, perché ovviamente è proprietà intellettuale, però hanno categoricamente smentito che abbiano utilizzato dei pre-reinforcement learning. Poi volevo chiedere una cosa, se potete spiegare un secondo il discorso del sparse reward, nel senso che non è molto chiaro come, almeno a me non era molto chiaro come posso premiare diciamo, l'obiettivo intermedio e contemporaneamente dirgli che in realtà è. Certo, allora, vediamo un attimo, qua. Allora, il concetto è formula, diciamo così, provando a vedere, immaginate, la policy è una funzione che va dallo spazio stato-azione ad un valore che determina quale azione vuoi fare in quella configurazione lì. Allora, immaginate una matrice, ok, in cui le righe sono gli stati, stato 1, stato 2, stato 3, e le azioni sono nelle colonne. Abbiamo una matrice. In ogni evoluzione del sistema abbiamo la terza dimensione, ok? Quindi una matrice cubica, un tensore, che viene presa in considerazione, ogni fetta di questo tensore viene presa in considerazione ogni step temporale. Per cui io mi trovo stato 1 azione, nella configurazione stato 1 e vedo che per tutte le azioni che ho a disposizione ho un valore associato a ciascuna azione. Ok. Scegliendolo passo alla fetta successiva, quindi sarò nello stato che de deriva dal stato 1 azione scelta in quel caso,
lì devo fare la stessa scelta e così via. Per cui l'episodio, è così che si definisce l'interazione agente-ambiente fino alla fine dell'evoluzione, l'episodio può essere pensato come una traiettoria in questa matrice tridimensionale. Ok, parto dal primo layer e poi evolvo. In base alle azioni che faccio, mi sposto nella matrice di stati e azioni. Queste traiettorie sono pochissime a valore diverso da zero. Cioè, vuol dire che la maggior parte di queste evoluzioni che io faccio in questo spazio mi portano a terminare l'episodio, perché ad esempio il numero di step è finito, è fissato, mi portano a terminare l'episodio senza ottenere una ricompensa. Siccome il segnale, vediamo se riesco a tornare, allora, il segnale che mi fa evolvere la policy, che mi fa segnare questa azione è ottima, questa non lo è, è un segnale che associa un valore a ciascuna coppia stato-azione. Questo valore è la propagazione all'indietro, nella evoluzione temporale della traiettoria, della reward finale. Se io alla fine ho 0, ciò che mi porto durante la traiettoria percorrendola all'indietro è 0. Per cui il valore non viene aggiornato, non viene mai aggiornato. Viene aggiornato unicamente le volte in cui io soddisfo il mio obiettivo finale. Cioè, il mio obiettivo finale è arrivare in quella mattonella. Se io arrivo nelle altre, tutto ciò che ho fatto non subisce un update. Se io arrivo lì, allora tutti gli step precedenti, in maniera sempre diciamo con minor peso, più lontani sono dal raggiungimento dell'obiettivo, vengono aggiornati. Per cui, diciamo così, se io devo arrivare lì, faccio uno step, due e arrivo, allora propago la mia reward ha lo stato subito precedente, all'altro ancora precedente, ma diciamo così, con un peso leggermente più basso di quello subito prima al raggiungimento della reward. È come definire tipo delle linee di forza di un campo, è un concetto un po' simile. Diciamo, sì, la cosa è... Google Maps, non c'è propagare... Esatto, il concetto è questo. Diciamo che per definire questa policy... Per definire la policy che si trova, se riuscissi a far vedere una perché qua prezzi è bellissimo fino a un certo punto. Allora, per definire questa policy, io parto da clean sheet. Questi valori sono tutti 0. Questi sono i valori della value function sugli stati. Dopodiché faccio così, faccio un'evoluzione random e finisco più 1. Ok, reward, quindi inizia a dare 0,9, 0,8, 0,7, per esempio. Per cui possiamo vedere che sostanzialmente tutte le traiettorie che dal mio punto di partenza e dai vari punti di partenza distribuiti randomicamente nel dominio arrivano a una reward, vengono poi, diciamo, insigniti di essere degni di avere un valore diverso da 0 nella funzione del valore. Ok? La stessa cosa vale ovviamente per le reward negative. Tra l'altro, non sono mai zero le reward che si danno nel movimento, anche quando non si arriva in fondo, sono tipicamente negative. Perché? Perché se non si dessero reward negative per ciascuno step, non negative come in questo caso meno 1, ma magari meno 0,1, perché in questo modo si preclude la, diciamo così, un agente che vaghi in giro per il dominio gratuitamente. Se tu dai delle reward negative, lo forzi a trovare il percorso minimo al raggiungimento dell'obiettivo. Quindi il concetto è, siccome far evolvere un ambiente e un agente in maniera totalmente casuale lo porta in uno stato voluto molte poche volte, la reward function è sparsa in questo senso, cioè evolvendo in modo random e raramente finisce in quelle posizioni. Per cui che cosa faccio? Lo faccio evolvere random, diciamo che arriva qua. Allora dico, ok, il mio obiettivo non era andare là, il mio obiettivo è più uno qui. Per cui quando più uno è qui, tu ti prendi questo valore di stato, se il mio obiettivo è quello. Per cui, problema completamente nuovo, stesso dominio, anziché avere la reward lì, la reward ce l'ho qua, ecco che lui ha già imparato qualcosa, rispetto a non aver imparato niente nel caso in cui tenessimo fissa la reward in quel posto. Ma quindi il più uno lì, ad esempio, perché quella cella è vicina al più all'obiettivo finale. Allora, se fosse stata in basso a destra, magari il più uno no.
Allora, diciamo così, il punto di partenza è questo. Okay. Questa è la definizione del tuo problema. Cioè, tu vuoi, quelle reward le hai definite tu. Tu, cioè, formalizzatore del problema, al tuo agente dici, ok, io voglio che tu vada là e non voglio che tu finisca qua. Per cui assegniamo delle reward in questo modo. Se tu avessi voluto che il tuo agente fosse arrivato qui, lasciando perdere il meno 1, avresti messo meno 1 qua. Il meno 1, così ad esempio, faccio per dire, ipotizziamo che il mio drone debba arrivare da qua, oltre la poltrona, ma io per qualche motivo non voglio che passi sopra questo tavolo, ok? Do più 1 di là, ma do meno 1 qua, in modo tale da costringerlo a fare un altro giro, perché magari qua c'è un obiettivo sensibile, perché magari qua è una zona interdetta. Quindi le reward positive o negative sono assegnate in base a quello che tu vuoi che faccia. È un modo per dirgli che cosa fare e che cosa non fare. Per arrivare a B1 ho percorsi diversi e ho una cella in comune in questi percorsi. E World prende questa cella, la migliore. Allora, sì, prende la migliore. Tra l'altro è anche influenzata dal punto di partenza, nel senso che là in generale questo approccio è ovviamente più semplice, è molto semplice. Tenete presente che questo è un metodo tabulare, palesemente, cioè sto associando dei valori di value function a degli stati discreti. Qua abbiamo stati discreti, sono definiti da xy che vanno da 0 a 2, da 0 a 3. Quindi qui è semplice distinguere gli stati. In realtà, se il problema è complesso, non si ha questa formulazione, diciamo così, netta, ma si ha una rete neurale, per esempio, che c'è cioè un metodo approssimato per assegnare un valore ad un insieme di stati, a degli stati che sono in qualche modo simili tra loro. Quindi, se ho uno stato che è comune, proprio per questo motivo, perché è simile ad un certo gruppo, avrà un valore fissato. E quel valore è il valore corrispondente alla policy ottima, cioè è il valore che ti permette di, prendendolo in considerazione, fare la scelta ottima nel senso di massimizzare, ottima vuol dire massimizzare la reward di lungo periodo, cioè la reward cumulativa, la reward che tu avrai agente partendo da qui. È strettamente connessa, direttamente proporzionale in qualche modo al valore di quello stato. Non so se ho risposto alla. Sì, grazie. Altro dubbio, domanda? Ma puoi fare un esempio di come viene proprio implementato, per esempio, praticamente? Sì. Quindi con la rete neurale tu apprendi aggiornando, cioè c'hai dei layer, c'hai dei Allora. punti sinaptici, e l'apprendimento avviene proprio Esatto. con un vettore. Invece in questi casi. Allora, posso farvi vedere, posso anche farvi vedere del codice, però provando prima a dare un'idea generale. Allora, diciamo così. Tipicamente si può fare in due modi. O si dà in input alla rete neurale lo stato e l'azione che si vuole fare, o il set di azioni, e si ottiene in output il valore. Questa è una possibilità. Quindi input layer, stati e azioni, output layer, valore dello stato azione. Alternativamente si può fare un'altra cosa. Si dà in input alla rete neurale il set di stati, o lo stato, la configurazione dello stato, e si hanno in output tanti neuroni quante sono le azioni possibili. A quel punto si sceglie l'azione migliore, più alta. Come si fa a creare un sistema di questo tipo? Si parte ovviamente con i pesi inizializzati random. La logica, il segnale di aggiornamento del peso, che nel supervised learning è dato dal confronto tra label predetto e ground truth, in questo caso è dato dalla reward, cioè il segnale, la reward finale dall'evoluzione dell'agente, del comportamento dell'agente, è un certo valore. Quel valore viene utilizzato in maniera diretta per aggiornare il peso della rete neurale, in modo tale che
il valore dello stato, poi sia veritiero nel indicare quell'azione che permette di raggiungere il valore di reward più alto. Il concetto di base è questo. Di fatto, sia proprio fisicamente sia una rete neurale i cui pesi, la back propagation, è fatta utilizzando come segnale la reward al termine dell'episodio in questione. Ciascun episodio è ovviamente un processo iterativo, quindi ogni episodio nuovo dà un segnale che va in back propagation e aggiorna i pesi della rete neurale. C'è un algoritmo.